Ciambella, segretario generale della UIM nazionale, oggi qui al congresso provinciale della UIM di Terni, un congresso che arriva ad una fase particolare, cruciale per Terni ma non soltanto, c'è il passaggio di proprietà ovviamente per l'AST, il piano industriale che siamo in attesa di conoscere, più in generale la pandemia che ancora non è conclusa, le problematiche di approvvigionamenti, la guerra in Ucraina. Quali le priorità per il vostro sindacato? Ma noi abbiamo voluto confermare il programma congressuale perché lo riteniamo un'occasione importante per poter dibattere, per poter anche stare vicino alle nostre rappresentanti sindacali e di conseguenza anche vicino ai lavoratori, tant'è vero che questa fase è stata preceduta da assemblee sui luoghi di lavoro. Perché? Perché siamo convinti che ancora questa volta le organizzazioni libere, quindi il sindacato, farà la differenza. C'è un clima molto preoccupante. Noi immaginavamo che bastava solo la pandemia per creare un distacco, per creare un clima di paura, per creare un clima di arretramento. A questo si è aggiunto un clima di guerra. Clima di guerra che purtroppo sta appesantendo ulteriormente la difficoltà di un paese che non andava bene, un paese che era già in difficoltà. Noi stavamo affrontando la crisi della transizione da un passaggio ad un altro con un'approssimazione da parte del governo. E quindi interi settori come quelli della siderurgia, quelli dell'automotive, attraversavano delle difficoltà, difficoltà legate sia all'approvvigionamento di materie prime, ma anche per un'improvvisazione nella gestione della transizione. Il tema non è se passare da un sistema ad un altro, è ineluttabile, il tema è come si riesce a passare, a fare il passaggio, ad avere il passaggio tra un sistema produttivo ed un altro sistema produttivo. E quindi abbiamo purtroppo registrato in questi anni un'approssimazione da parte del governo, quasi un rifugiarsi, quasi nel non voler affrontare i problemi. Aspettiamo per esempio da anni l'annunciato piano siderurgico. Ho avuto modo questa mattina di dire: ma chi l'ha visto? Ce l'abbiamo solo sentito annunciare, perché è inevitabile che Terni ha una realtà produttiva e industriale legata alla siderurgia, ma da sola, nonostante io ritengo la positività del passaggio da un gruppo estero a un gruppo italiano anche blasonato, però da solo non riuscirà mai a reggere, perché c'è bisogno di fare sistema e si fa sistema insieme a tutta la siderurgia in Italia. In questi giorni stiamo affrontando purtroppo il tema drammatico della guerra, non solo dal punto di vista delle vittime, ma collegato per esempio al mantenimento produttivo dell'acciaio. Si è scoperto che la grande siderurgia del nord, che basava la sua produzione sulla ghisa granulata e sul rottame di ferro, nel momento, ovviamente importata dalla Ucraina e dalla Russia, nel momento in cui si è bloccato questo tipo di semiprodotto, le acciaierie sono completamente ferme, non sanno come procedere. L'unica realtà che doveva produrre, che poteva produrre, è lo stabilimento dell'Ilva di Taranto del ciclo integrale, ma per ritardi, per incuria, per mancanza di assunzione di responsabilità, perché di questo si tratta, siamo in una situazione dove c'hai una grande potenzialità, ma è bloccata per ragioni che ovviamente sono molto complicate dall'ambiente e anche alla mancanza di investimenti per poter rendere quello stabilimento produttivo. Quindi siamo in una situazione molto complicata. C'è qualche spiraglio, c'è qualche luce, noi siamo il sindacato anche nel vedere le cose positivamente. Per esempio nel sistema dell'automotive si realizza finalmente la costruzione della Gigafactory a Termoli, ma non è solo, noi aspetteremo nei prossimi giorni di incontrare l'amministratore delegato per capire realmente quali sono le loro reali intenzioni e come si gestisce la transizione, che la transizione non è ininfluente rispetto al consolidamento dei posti di lavoro, alla salvaguardia, ma soprattutto come questo paese riuscirà a fare economia. Il territorio sta in grande difficoltà, sia da un punto di vista industriale, economico che sociale. Noi ci poniamo l'obiettivo di cercare di discutere elementi che possano dare slancio a un territorio che soffre, come dicevo. Nella mia relazione iniziale ho messo come punto fondamentale un patto che dobbiamo fare ed un progetto che la Regione, la Nazione deve fare su una situazione che chiaramente grida vendetta.
AST in questa situazione con il passaggio alla nuova proprietà dà segnali positivi, sembra che si possa traguardare una visibilità di più anni rispetto a quello che passavamo indietro con la multinazionale, che eravamo sempre nella discussione di un anno e sei mesi e non dare profondità alla produzione, ai lavoratori, a un'idea di fabbrica diversa. Noi crediamo che con l'impegno di tutti, dalle categorie datoriali al sindacato, alle aziende, alla politica, che è assente ultimamente in tutte le discussioni, si possa mettere in campo delle azioni per poter rilanciare. Chiaramente le politiche industriali nazionali devono essere fatte per poter agevolare le aziende energivore. Sul territorio noi parliamo principalmente di aziende energivore. La questione della guerra che indirizza le aziende ad avere sempre meno disponibilità da un punto di vista di materie prime, di recupero di, diciamo, di altalenanze di, sempre di materie prime, ci pone il problema che il sistema del nostro paese è un sistema che deve migliorare, deve guardare ad una idea diversa da quella che oggi esprime.